Buonasera a tutti e ringrazio veramente di cuore i presenti e quelli che ci stanno seguendo attraverso internet, visto che i lavori verranno registrati e sono online in questi 4 giorni. Sono 3 giorni di proiezioni che Giovanni Lasi, esperto di cinematografia, ci farà vedere, e un convegno in cui si alterneranno professori di chiara fama, esperti di questo settore. Ma non voglio dilungarmi oltre, perché Giovanni Lasi poi presenterà senz'altro meglio di me questo evento. Io devo fare solo gli onori di casa. Tutti sapete che cos'è la Casa Matta, però volevo spiegarmi un po' sinteticamente perché abbiamo scelto questo tema, che può sembrare ostico, dedicato solo a pochi appassionati. Dante ci ha donato una opera enciclopedica, però credo che la sua conoscenza, il suo sviluppo, il fatto che si parli dovunque di Dante, e quest'anno ancora di più chiaramente, ne parlano le strade, le opere, eccetera, sia legata al fatto di aver sviluppato una cosa, il fatto che lui conosceva benissimo l'animo umano e l'ha manifestato in tutti i canti. Non voglio elencare, ogni canto sviluppa una variegata sintesi di quello che può essere le nostre sensazioni, il nostro amore, il nostro odio, eccetera. Per cui ci è sembrato importante e direi che sono stato entusiasmo quando Giovanni è venuto qui alla Casa Matta e ci ha proposto di sviluppare il tema della cinematografia, perché chi meglio della cinematografia può narrare tutto ciò che Dante ha voluto trasmettere a noi. E questo senza, fra l'altro, devo dire che questa cosiddetta settima arte è nata proprio da un manifesto di un critico d'arte, di quale adesso mi sfugge il nome, che nel 1921 pubblicò questo manifesto, per cui c'è anche questa associazione di cose. Ma c'è stato anche un altro motivo per cui la Casa Matta si è appassionata a questo 700° anno, e l'avrete notato quella campana di cui adesso parlerò pochi minuti, poi la potrete ammirare con calma. Quella è una campana su progetto di Giovanni Fanti è nata un po' perché nel 1921 vennero fuse 5 campane che poi vennero posizionate nel campanile di San Francesco, più una donata dai comuni di Ravenna. Per cui ci è sembrato importante riprendere un po' questa tradizione. Ma a chi l'abbiamo dedicata questa campana? L'abbiamo dedicata a un socio, notaio Giardini, che ai tempi di Dante svolgeva questa professione ed era amico di Dante. Era un po' il suo consulente, gli dette anche l'incarico di ricostruire la data di nascita, eccetera. E ne parla di lui Boccaccio, e racconta che proprio questo Giardini, insieme a Jacopo, fu il testimone di questo ritrovamento. Voi tutti conoscete questa storia del sogno di Dante che indicò dove erano nascosti gli ultimi canti. Ebbene, il nostro socio fu coinvolto in prima persona in questo ritrovamento, per cui abbiamo dedicato questa campana e l'iscrizione a questo nostro socio, da come risulta dai registri che abbiamo. Io adesso non voglio dilungarmi più di tanto, doveva parlare Maurizio Tarantino, mi ha telefonato dicendo un improvviso impegno familiare, per cui lui doveva semplicemente perorare, fare pubblicità della mostra che c'è alla Loggetta Lombardesca.
Comunque venerdì verrà Antonelli, che è stato il curatore di questa mostra, per cui potrà esporvi ancora meglio le caratteristiche. Io adesso lascio la parola a Giovanni Lasi. Grazie. Per introdurre tutto il suo lavoro, che penso sia stato un lavoro che l'ha impegnato mesi. Noi ne abbiamo parlato 2 anni fa la prima volta. Esattamente. Grazie. Grazie a lei, dottore. Intanto vorrei ringraziare enti e istituzioni che hanno concorso all'organizzazione di queste 4 giornate di studio. Da parte mia il ringraziamento va a Casamata e in principal modo al dottor Maurizio Piancastelli e al dottor Giovanni Fanti, che hanno concepito e portato avanti con me questo progetto. Un ringraziamento anche al professor Giorgio San Giorgi, tra i promotori dell'iniziativa. Ricordo il giorno in cui ci incontrammo qui in questa sede per fissare le linee guida delle giornate. Era il 18 ottobre 2019, 2 anni fa quindi. 2 anni particolarmente complicati per organizzare un evento culturale. Però grazie alla tenacia e alla perseveranza del direttivo di Casamata oggi siamo finalmente qui, arrivati alla soglia del traguardo. 4 giornate di studio sul rapporto tra Dante, la sua opera e gli audiovisivi. I motivi che ci hanno indotto a scegliere questo tema sono molteplici. In primo luogo la rilevanza dell'argomento. Dante è unanimemente considerato uno dei più formidabili artisti della parola. Non solo, Dante è probabilmente senza pari nella storia della letteratura per una specifica dote, l'incredibile maestria nel rendere l'immagine. Attraverso i suoi versi si materializzano nella nostra mente le immagini più straordinarie di cui riusciamo a cogliere forme, colori e anche movimento. L'universo che Dante ci descrive ci appare davanti agli occhi in tutta la sua nitidezza. Forse l'immagine è il fulcro dell'opera dantesca. È lo stesso Dante a suggerircelo quando nella Vita Nova, facendo riferimento a un'ammirabile visione, sembrerebbe anticipare la successiva scrittura della Commedia. Ma l'eccellenza descrittiva di Dante non riguarda solo lo sguardo, la vista, ma anche la percezione del suono, i rumori sordi, le grida agghiaccianti, le musiche celestiali sono un altro elemento cruciale della poetica dantesca. E secondo tali premesse, gli audiovisivi, tecnologie di registrazione e di restituzione su schermo di immagini e suoni, sembrerebbero strumenti ideali per la trasposizione della parola dantesca in altro medium. In realtà il rapporto tra Dante e gli audiovisivi è più che mai problematico, perché Dante nella sua immensa grandezza riesce a farci percepire immagini e suoni più di quanto vista e udito possono mai concederci. Ci offre una sorta di sublimazione poetica del vedere e del sentire che va oltre le nostre capacità sensoriali. Dante, per rimanere in ambito tecnologico, che in parte ci appartiene, è in grado di farci vivere un'esperienza di realtà aumentata che porta immagini e suoni a una dimensione che è concettuale e metafisica, oltre che poetica e visiva. Questo prevalica evidentemente le potenzialità di qualunque strumento di rappresentazione, inclusi gli audiovisivi. Probabilmente non riusciremo mai a vedere su uno schermo, come del resto su una tavola di un pittore, su una pagina scritta, qualcosa di minimamente avvicinabile a quello che Dante ci ha lasciato in eredità. O meglio, potrebbe succedere se di fronte a una tela, davanti alla tastiera di un computer, ci fosse qualcuno dal talento almeno paragonabile a Dante. Purtroppo attendiamo da 700 anni, ma ciò non è ancora accaduto. E nonostante questi insormontabili ostacoli, la Commedia è stata comunque soggetto privilegiato in ogni forma di rappresentazione. E questo perché, come dice Amilcare Iannucci in un bel libro su Dante, cinema e televisione,
La Divina Commedia è un testo produttore di testi. Tali e tante sono le suggestioni e le ispirazioni che da essa si possono ricavare. La presenza di Dante nella storia degli audiovisivi ne è una prova tangibile. Dall'epoca del muto fino ai giorni nostri, cinema, televisione e oggi i new media digitali si sono confrontati e si confrontano con il testo dantesco. A dire il vero, escludendo quella miriade di tentativi senza alcuna dignità, i film e gli audiovisivi direttamente riconducibili alla commedia non sono poi così numerosi. Il motivo sta evidentemente nelle ragioni di cui si è detto sopra e nella inevitabile riluttanza a confrontarsi con un'opera e un autore tanto monumentali. È da notare che buona parte della trasposizione della Divina Commedia o di episodi di essa vengono realizzati agli albori della cinematografia, quando il nuovo medium non ha ancora acquisito un proprio statuto linguistico. Man mano che il cinema consolida un suo autonomo codice rappresentativo, il confronto diretto con la commedia tende a diluirsi, a farsi sempre meno frequente. Quasi che il medium, acquisendo conoscenza di sé, avesse constatato di quanto impari fosse questa sfida. Il fenomeno in parte si sta ripetendo anche oggi. In quel variegato panorama audiovisivo dei new media digitali che sono anch'essi privi di un consolidato canone autonomo. In questo ambito stanno proliferando, con esiti non sempre felici, riduzioni a schermo del testo dantesco. Insomma, si potrebbe dire che solo l'imprudenza o il coraggio dei giovani possono permettersi un raffronto così improbo. Tirando le somme, la relazione tra gli audiovisivi e l'universo dantesco è un rapporto problematico, controverso, multiforme, su cui a nostro parere valeva la pena di approfondire, di indagare, anche alla luce di varie e rilevanti ricerche condotte di recente sull'argomento. Venendo all'articolazione delle quattro giornate di studio, i primi tre appuntamenti prevedono una sorta di relazione sullo stato dell'arte, un excursus cronologico in cui saranno illustrate le tappe salienti della presenza di Dante e della sua opera negli audiovisivi. Oggi ci dedicheremo alle prime riduzioni cinematografiche della commedia o di episodi di questa realizzate all'epoca del muto, dunque dai primi del Novecento fino alla fine degli anni Venti. Nella seconda serata di domani tratteremo della presenza dantesca in cinema e televisione dall'avvento del cinema sonoro fino agli anni Ottanta, mentre giovedì ci occuperemo degli audiovisivi di argomento dantesco prodotti dagli anni 90 ad oggi. I tre incontri, visti i tempi e la vastità del tema, sono stati pensati senza alcuna presunzione di esaustività, ma intendono fornire un quadro di massima sull'esistente, con l'opportunità peraltro di vedere estratti da film alcuni di questi particolarmente rari e dunque poco conosciuti. In definitiva si tratterà dell'esposizione di una filmografia ragionata, più che descrittiva, cioè più descrittiva che analitica, in preparazione di quello che sarà l'evento clou delle giornate, cioè il convegno di venerdì 23 settembre. Fin dal concepimento di questo progetto, la prima intenzione era quella di promuovere un'occasione di confronto sull'argomento Dante e gli audiovisivi, a studiosi però di discipline diverse, comunque connesse al tema in questione. Devo dire con molta soddisfazione che l'idea è stata accolta favorevolmente da accademici ed esperti di primo livello che hanno accettato di partecipare all'iniziativa. In particolare sarà trattato quel complesso e articolato processo di migrazione dal testo dantesco agli audiovisivi, focalizzando l'attenzione sugli aspetti linguistici e iconografici e prendendo in esame le diverse modalità di passaggio in rapporto all'evoluzione storica dei media. Parteciperanno storici della letteratura, linguisti, storici del cinema, esperti di comunicazione e di pubblicità.
data l'eccellenza dei relatori e la puntualità degli argomenti in discussione da loro proposti, sono certo che il convegno rappresenterà un momento notevole per l'avanzamento della ricerca sull'argomento. Io ho finito e passo la parola al professore. Grazie, grazie. Troppo gentili, troppo gentili. Se vogliamo cominciare. Sì, direi dopo questo escurso. Va bene. Ecco, se per voi non è un problema, preferirei che le luci fossero basse in modo da poter vedere meglio il film. Bene, io lascio allora. Prego. Per questa maratona. Speriamo utile. Credo di aver imparato forse. No. Questo. Okay. Bene. Allora. Quindi queste quattro giornate di studio prendono avvio oggi con la prima delle tre relazioni. Tratteremo da un punto di vista storico, cronologico, l'evoluzione del rapporto tra l'opera dantesca e gli audiovisivi. L'intervento di questa sera riguarda la presenza di Dante nei film risalenti agli albori della cinematografia realizzati tra il 1907 e il 1929. Due premesse doverose. Nel corso dell'intervento vedremo diversi clip. Spesso le clip sono montaggi di brani diversi estratti dallo stesso film. Tra un brano e l'altro, per vedere la distanza, ho inserito una dissolvenza a nero. La seconda premessa riguarda la qualità di questi film. Purtroppo sono tratti tutti o quasi tutti da DVD e in alcuni casi, per i film più rari, le copie in circolazione non sono di buona qualità, per cui anche di conseguenza le clip saranno tali. Dante al suo battesimo cinematografico nel 1907. Come spesso accade in cinematografia, gli americani sono i primi. In quell'anno la Vitagraph, una delle maggiori case di produzione americo dei cinematografi. Per la Vitagraph il testo di riferimento sembra essere quello di George H. Baker. L'attribuzione della regia di Francesca di Rimini, il titolo è di Rimini, non da Rimini, è questione ancora non del tutto chiarita. La tesi più accreditata è che una prima versione del film abbia avuto come regista William Ranus, con la supervisione del più noto John Stuart Blackton, il quale curerà una seconda edizione del film pochi mesi dopo, nel 1908. Lo stesso Stuart Blackton nel 1910 dirige un'altra Francesca da Rimini che esce in Italia con il titolo L'ancillotto dei malatesta. Cosa certa è la protagonista femminile, che è un'attrice molto nota all'epoca, Florence Turner, che veniva soprannominata la Vitagraph Girl. Gli italiani non stanno a guardare, già nel febbraio del 1908 la prestigiosa casa cinematografica Cines realizza Pia de Tolomei, tratta dal celebre episodio dantesco. La regia è affidata a Mario Caserini, uno dei pionieri della nostra cinematografia. Di questo film, presentato dalla stampa d'epoca come sensazionale capolavoro storico, non abbiamo più alcuna traccia. Questa è una sorte purtroppo che è condivisa con l'80% della produzione muta mondiale. Qualche mese più tardi, sempre nel 1908, anche a Milano abbiamo un episodio dantesco cinematografato, ancora Francesca da Rimini, per la regia di Mario Moraes, e prodotto da Luca Comerio, un personaggio su cui avremo modo di ritornare più avanti. Anche in questo caso il film è andato perduto, ci resta un commento a stampa sulla rivista Cinefono che recita:
Gli spettatori si soffermavano davanti al cartellone spiegativo del celebre episodio dantesco in conseguenza della massima essenza di cultura che dà quello spettacolo. Un anno più tardi è l'Itala Film di Torino a interessarsi a Dante. Nei primi mesi del 1909 esce nelle sale Il Conte Ugolino, probabilmente diretto da Giovanni Pastrone, un altro fondatore del cinema nazionale, per intenderci il regista di Cabiria, il più importante film muto italiano. Nelle pubblicità dell'Itala si afferma che il finale del film è stato riprodotto, e leggo, esattamente come lo immaginò il genio di Dante, un'affermazione piuttosto pretenziosa. In effetti il film riscuote un ottimo successo, viene esportato in tutto il mondo e vediamo una breve clip del film, in questo caso senza montaggio. Nel 1910 abbiamo un'ennesima Francesca da Rimini, questa volta realizzata dalla Film d'Arte Italiana, una casa di produzione di Roma specializzata nella riduzione per lo schermo di grandi classici della letteratura e del teatro. Francesca da Rimini è della Film d'Arte Italiana, è diretta da Ugo Falena, mentre nel cast brilla una futura stella, la giovanissima Francesca Bertini, destinata a diventare con Lida Borelli la più acclamata diva del cinema muto italiano. Il film viene girato a Viterbo, utilizzando come set per gli esterni i giardini di Palazzo dei Papi. Fortunatamente il film, come vedete, è parzialmente conservato. Di notevole livello la colorazione effettuata con il cosiddetto metodo pochoir. Era un sistema che consentiva di colorare a tinte diverse singole parti di un fotogramma. L'effetto era piuttosto suggestivo, come vedrete in questa clip. Americana.
Sempre la Film d'arte italiana, lo stesso anno, si avvicina nuovamente a Dante, portando sugli schermi un altro episodio dantesco, questa volta del Purgatorio. È Pia de Tolomei, diretta da Girolamo Rosavio. La frase di lancio del film recita: «Questo è il mestissimo episodio che Dante ha immortalato nella Divina Commedia e che qui è reso con profondissimo senso d'arte e con rara, meravigliosa efficacia». Fino a questo momento il cinematografo si confronta con Dante prendendo in considerazione singoli episodi della Divina Commedia. La ragione è di ordine tecnico. Nel primo decennio del Novecento, fino al 1905-1906, i film non superavano di norma i 250-300 metri di lunghezza per una durata massima di poco superiore ai 15 minuti. Era dunque impensabile portare sullo schermo un'intera cantica dantesca in tempi così ristretti. Dal 1908 in poi i metraggi cominciano ad aumentare sensibilmente ed è proprio in questo periodo che prende forma il progetto, per l'epoca più folle che ambizioso, che arriverà a portare nelle sale cinematografiche la prima cantica della commedia nella sua completezza. Faccio riferimento al film Inferno, ultimato dalla società cinematografica Milano Films nel 1911. L'iter produttivo del film in questione è lungo e complesso e dà inizio nel 1909. In realtà il progetto Inferno è concepito e realizzato, almeno nella sua prima parte, da un'altra casa di produzione, la Saffi Comerio, società fondata diretta da un altro dei pionieri della cinematografia italiana, Luca Comerio, a cui abbiamo già accennato. Luca Comerio è un fotografo di grande levatura, per un certo periodo è stato fotografo dei Savoia ed è tra i primi in Italia a interessarsi di cinematografia. Già nel 1907 fonda a Milano la casa di produzione Luca Comerio, poi Saffi Comerio dal 1908. È un uomo di genio e di grande intuito. È tra i primi a capire che il futuro del cinema sta nella produzione a soggetto ad elevato contenuto artistico. Fino al 1905-1906 il cinematografo è ritenuto più o meno un divertissement da fiera, uno spettacolo di bassa levatura destinato alle classi popolari e meno istruite. Le élite culturali, ma anche la media ed alta borghesia, disprezzano il cinema, considerato un disdicevole e volgare succedaneo del teatro. Per elevare la qualità culturale dei film, la Luca Comerio, anche nel tentativo di sottrarre pubblico al teatro, tra il 1908 e il 1909, produce una serie di film artistici, tra cui Un Amleto, Un Promessi Sposi e La Francesca da Rimini, di cui già si è detto. Ma le ambizioni di Comerio si spingono ben oltre. Tra la fine del 1908 e l'inizio del 1909, Comerio si impegna in un progetto fantascientifico per l'epoca, cioè portare sullo schermo la prima cantica dantesca. Nella primavera del 1909, Comerio dà via alle riprese. La direzione artistica, quella che oggi definiremmo regia, è affidata a Francesco Bertolini e Adolfo Padovan, che saranno coadiuvati da Giuseppe De Liguoro, il quale non comparirà in questo ruolo nei titoli di testa. Di Francesco Bertolini non si sa molto. È certamente un consigliere della Saffi Comerio e viene definito dalle cronache dell'epoca come appassionato cultore dell'opera dantesca. Adolfo Padovani invece è una figura di rilievo nel campo editoriale milanese. È un intellettuale raffinato, un saggista di un certo spessore ed ha un ruolo dirigenziale presso la casa editrice Ulrico Epli. In quegli anni, tra l'altro, collabora alla stesura di una prestigiosa edizione della Divina Commedia curata da Giovanni Andrea Scartezzini. E sarà proprio Padovan a garantire il rigore logico della sceneggiatura e a stabilire l'impostazione iconografica del film, che ha come rigido modello di riferimento l'apparato illustrativo dell'Inferno approntato da Gustavo Doré
nel 1861 e poi edito nella successiva edizione Hachette. Il terzo regista, come dicevo, non ufficialmente accreditato, è il conte napoletano Giuseppe de Liguoro, prima valente attore teatrale, per poi passare alla carriera cinematografica nel 1908 sia come attore che come regista. Oltre a co-dirigere, De Liguoro è attore nel film, recitando in tre diversi importantissimi ruoli: Farinata degli Uberti, Pier delle Vigne e il Conte Ugolino. Gli interpreti protagonisti sono a loro volta attori teatrali di esperienza. Salvatore Anselmo Papa interpreta Dante, mentre il ruolo di Virgilio è affidato ad Arturo Pirovano. Per quanto riguarda il personale tecnico, Comerio può avvalersi di due figure di provata professionalità: lo scenografo Sandro Poperzi, avviato una fortunata carriera in cinematografia, ma soprattutto nel campo dell'illustrazione, e il direttore tecnico, l'abilissimo operatore Emilio Roncarolo, uno dei maggiori esperti in trucchi cinematografici. Grazie alla grandiosità delle scenografie e a questi effetti speciali ante litteram di Roncarolo, il film, pur rispettando i canoni iconografici di Dorè, si presenta come un colossal ad altissima spettacolarità, e questa sarà una delle ragioni principali del suo successo. Le riprese in esterno vengono in gran parte effettuate presso il canalone Porta, sulle vette della Grigna Meridionale nei pressi di Lecco, un luogo davvero disagevole dove ho compiuto personalmente un sopralluogo. Bisogna pensare che all'epoca non vi erano protocolli o sistemi di sicurezza e dunque operatori e attori operavano in condizioni di reale rischio. Le scene relative all'Acheronte sono ambientate nell'insenatura di Mondello sul lago di Como. Riguardo proprio alle scene dell'Acheronte, quelle che vedete a sinistra, bisogna sottolineare la nudità quasi integrale delle comparse, circostanza che si ripete di frequente durante tutto il film. Si tratta di una libertà del tutto inusuale per l'epoca, ma in questo caso giustificata dalla artisticità del soggetto. A tutti gli effetti la scelta è una sorta di rivendicazione programmatica. Come per la pittura o la scultura, il cinema, quando diventa espressione artistica, può prevaricare i limiti del pubblico pudore. A dire il vero, tale concetto non viene inizialmente compreso in Germania, che almeno in un primo momento vieta le proiezioni del film proprio per la sfrontata esposizione dei corpi nudi. Vediamo una prima clip riferibile alle scene realizzate dalla Saffi Comerio. Thank you.
ottobre del 1909 la Saffi Comerio ha già completato la prima parte del film, dalla Selva Scura fino al decimo canto, e ha l'opportunità di presentare in anteprima le sequenze già ultimate a un grande evento che si tiene a Milano in quei giorni. È il concorso, è il primo concorso mondiale di cinematografia, una sorta di Festival di Cannes di Venezia dell'epoca. Si tratta di una kermesse cinematografica che si protrae per ben 17 giorni, in cui si sfidano le maggiori case di produzione italiane e alcune delle più prestigiose società internazionali, tra cui la Vitagraph, di cui si è parlato in precedenza. Il film, ancora incompleto dalla Saffi, viene scritto come anteprima con il titolo provvisorio Saggi del poema dantesco. L'accoglienza è entusiastica da parte del pubblico e della giuria, che assegnerà al film un premio speciale di qualità. Nonostante gli onori conseguiti al concorso, la Saffi Comerio non riuscirà più a riprendere le riprese. Operato dai costi esorbitanti del film, Luca Comerio è costretto a cedere la propria società. Nel dicembre del 1910, una cordata di facoltosi imprenditori rileva la casa di produzione, cambiando il suo nome in Milano Films. La nuova dirigenza è formata da personaggi di primo piano dell'industria e della finanza, nonché esponenti della più blasonata aristocrazia lombarda, tra cui lo zio di Luchino Visconti, Jean Visconti di Modrone. Una delle prime decisioni dell'entrante proprietà riguarda il film dantesco che dovrà essere portato a termine. Per velocizzare il completamento di Inferno, la Milano Films si dota nel 1910 di un enorme e attrezzatissimo teatro di posa. Nonostante il cospicuo investimento, le riprese del film procedono a rilento, tanto da indurre la nuova amministrazione a pubblicitare il film mentre ancora in via di lavorazione, anzi in una fase piuttosto arretrata della lavorazione. Il deus ex machina della campagna pubblicitaria anticipata è Gustavo Lombardo, titolare dei diritti sulla distribuzione mondiale del film e proprietario della rivista cinematografica Lux. Il giornale di sua proprietà, per mesi, in attesa dell'uscita nelle sale di Inferno, pubblica articoli, interviste, resoconti dettagliati sul progetto della Milano Film, generando un'enorme attesa tra il pubblico dei cinematografi. Ma la campagna pubblicitaria orchestrata da Lombardo ha anche ripercussioni negative. Nel 1910 una piccola casa di produzione laziale, la Helios, ha segretamente avviato le riprese di un proprio film sulla prima cantica dantesca. Si tratta di una pellicola a basso budget, 8.000 lire contro le 100.000 lire della Milano Films, che però ricalca in maniera pedissequa il film milanese ad alto costo, che è ancora in lavorazione, ma un film di cui ormai si conosce ogni dettaglio grazie alle informazioni divulgate proprio da Lombardo. La Helios riesce a beffare la Milano Films e fa uscire nelle sale il suo Inferno alla fine del 1910, bruciando sul tempo la concorrente milanese. Nonostante l'anticipo, la versione povera, diciamo, della casa laziale non riscuote un grande successo, nonostante venga distribuita anche all'estero e sia un film del tutto dignitoso. Per sottolineare però la differenza tra i due film, ho montato in modo da confrontarli tre episodi omologhi sia nella versione della Milano Film che in quella della Helios. Thank you.
L'inferno della Milano Films, diciamo quello originale, finalmente esce nelle sale il 1 marzo del 1911 al Teatro Mercadante di Napoli. In platea alcuni dei nomi più illustri della cultura italiana, da Matilde Serao a Benedetto Croce, dal drammaturgo Roberto Bracco al giornalista Antonio Scarfoglio. Con Inferno il cinema per la prima volta si avvia ad essere considerato come la settima arte. Vi leggo cosa scrive Matilde Serao sulle pagine del Mattino di Napoli all'indomani della proiezione. Noi che spesso abbiamo detestato il cinematografo, noi ieri sera abbiamo fatto ammenda onorevole. E ancora aggiunge: e se Gustavo Doré ha scritto con la matita del disegnatore il miglior commento grafico al divino poema, questa cinematografia ha fatto rivivere l'opera di Doré. Un giudizio che quindi non lascia dubbi. Inferno verrà capillarmente distribuito all'estero con un enorme successo, sancendo la definitiva affermazione internazionale dell'industria cinematografica italiana, che per tutti gli anni 10 sarà la terza cinematografia al mondo dopo la statunitense e la francese. È un exploit che non si ripeterà mai più. Anche per la strepitosa accoglienza fuori dai confini, il film diventa motivo di orgoglio patriottico. Dante è uno dei numi tutelari della nazione e il film che omaggia il sommo poeta viene elogiato dalla stampa come nobile espressione di italianità. Del resto, l'ultima inquadratura è l'emblema plastico della valenza patriottica e nazionalista del film. Dopo l'uscita dagli Inferi di Dante e Virgilio, il racconto della cantica dantesca è terminato, ma gli autori del film aggiungono una didascalia e un'immagine fissa, una sorta di tableau vivant che riporta lo spettatore nel presente, ricordandogli con forza il significato del culto dantesco nella situazione politica dell'epoca. Il monumento di Dante a Trento nel 1911 non è una semplice statua, ma l'emblema delle rivendicazioni irredentiste anti-asburgiche. Lo sanno bene gli spettatori italiani che, alla vista del monumento sullo schermo alla fine del film, si alzano in piedi, intonano inni patriottici e inveiscono contro l'occupante austriaco. Sulla scia dei trionfi ottenuti da Inferno, la febbre dantesca sale e nella prima metà degli anni 10 si assiste a un'incontrollata proliferazione di soggetti derivati dalla Divina Commedia. La Helios intanto prosegue la saga dantesca avviata con il film clone del 1910. Già nel 1911 la Casa di Velletri sforma Il Purgatorio. Questa volta si tratta di un lungometraggio di oltre 1700 metri che avrà distribuzione mondiale e anche un discreto successo, soprattutto all'estero. Un altro purgatorio di cui si è perso ogni traccia, se non il visto di censura e qualche severa recensione, viene realizzata sempre nel 1911 dall'Ambrosio di Torino. Un anno più tardi la Psiche Film, altra piccola società cinematografica della provincia romana, precisamente di Albano Laziale, lancia sul mercato Il Paradiso, film di 700 metri, sceneggiato e probabilmente diretto da Giovanni Pettine. Di questo film è rimasto un frammento che ce ne testimonia la singolarità. Il regista, confrontandosi con la dimensione onirica e simbolica del paradiso, azzarda degli effetti di astrattismo che ai nostri occhi risultano di ingenuità disarmante, ma che nel complesso ci restituiscono una sorta di lettura psichedelica del regno celeste che per me ha un certo suo fascino. Ve ne faccio vedere una breve clip. Thank you.
Psiche Film era strettamente apparentata con la Helios di Velletri. Infatti la distribuzione di entrambi i film era, di entrambe le case di produzione era curata da Frida Klug, una delle pochissime donne attive a quell'epoca in campo cinematografico, cioè non attrice. La Klug abilmente distribuisce all'estero i due film della Helios, Inferno e Purgatorio, assieme al Paradiso della Psiche, accorpandoli in un unico pacchetto e ricomponendo di fatto le tre cantiche della Divina Commedia. Fino alle soglie degli anni venti, la cinematografia italiana continua ad attingere dalla Divina Commedia. Si tratta in genere di film andati perduti e di cui si hanno scarsissime informazioni. Nel 1914 abbiamo residuali notizie di un Francesca da Rimini prodotto dalla Cines. Sempre nel 1914 una piccola casa capitolina, la Roma Film, lancia sul mercato Inferno, anche questo è andato perduto. Da notizie di stampa sappiamo che si trattava di un film comico di 800 metri, scritto da Franco Liberati, un autore satirico di una certa fama all'epoca. Sarebbe stato interessante poterlo vedere perché si trattava della prima parodia cinematografica dantesca. Qualche anno più avanti, nel 1917, registriamo Amor Canulla Amato di Edoardo D'Accursio e nel 1919 La bocca mi baciò tutto tremante per la regia di Ubaldo Maria del Colle, anche in questo caso pellicole che non ci sono pervenute. Se la produzione tratta dalla Divina Commedia successiva al 1912 è da considerarsi, da considerare di scarsa rilevanza o comunque sconosciuta, nel 1913 si inaugura un filone dantesco che invece avrà sviluppi decisamente interessanti. Mi riferisco ai film biografici dedicati a Dante Alighieri. Il primo porta la firma di uno dei più affermati registi dell'epoca che abbiamo già nominato, Mario Caserini. Il titolo del film è Dante Beatrice, prodotto dalla casa torinese Ambrosio. Oltre a narrare la vita del poeta e del suo amore per Beatrice, il soggetto evidenzia la figura politica di Dante, il suo impegno civile, il suo coraggio in battaglia. Il sommo poeta diventa l'uomo esemplare, modello inarrivabile a cui però ogni italiano deve tendere. Dante Beatrice rientra così in quella lunga sequela di film muti di taglio celebrativo a esaltazione dei padri della nazione italica, da Giulio Cesare a Garibaldi, pellicole confezionate ad arte per incrementare tra l'altro il sentimento identitario degli italiani. Il film di Caserini assolve con evidenza anche a un'altra funzione. L'intento pedagogico è evidente. Il cinema di questi anni, medium popolare per eccellenza, si assume la responsabilità di contribuire all'educazione delle masse, portando sugli schermi vicende edificanti e personaggi illustri della storia patria. La notevole ricostruzione della Firenze duecentesca si deve allo scenografo decoroso Bonifanti. Dal punto di vista iconografico, i riferimenti riguardano la vasta produzione pittorica ottocentesca dedicata alla vita di Dante, in primo luogo il famoso quadro di Henry Holliday, Dante Beatrice. Dal punto di vista narrativo è singolare, ma come vedremo non troppo, la scelta di aprire e chiudere il film con due visioni. Nella prima Virgilio appare nello studio di Brunetto Latini. Nella seconda, chiusura, la visione riguarda Beatrice che si materializza a fianco del letto del poeta morente.
Se dopo questo film la produzione cinematografica dantesca per il resto degli anni 10 è marginale, gli anni 20 si aprono con un film austriaco, Das Spiel mit dem Teufel, che riprende il tema dell'inferno. Il film del 1920, prodotto dalla Pax Film di Vienna e diretto da Paul Zinner, è andato perduto, ma dalle trame riportate nella stampa d'epoca sembra che il soggetto si riferisse più al Faust che alla Divina Commedia. Il regista, in una sua intervista, ebbe inoltre a dichiarare che il film era già permeato da quella connotazione narrativa iconografica espressionista che si affermerà definitivamente nel 22 con l'uscita del Gabinetto del Dottor Caligari di Robert Wiene. Il 1921 è un anno cruciale per la cinematografia dantesca. In occasione del 600° anniversario della morte di Dante, escono nelle sale ben tre film sul tema. Uno dedicato a un personaggio femminile notevole della commedia e due che riguardano la vita di Dante, impresso sulla pellicola in tutta la sua gloria. Il primo film, incentrato sulla vicenda di Pia de Tolomei, è girato da Giovanni Zannini, che è regista e produttore, in quanto fondatore e proprietario dell'omonima casa cinematografica milanese. Anche questa pellicola si inserisce nella affollata lista dei film perduti. Considerando le critiche per lo più positive, il film doveva avere una sua dignità e purtroppo non ci è dato di sapere. Il primo dei grandi film biografici è La Mirabile Visione del 1921, prodotto dalla Tespi Film, casa di produzione a vocazione letteraria, fondata da Eugenio Sacerdoti e Ugo Falena, già dirigente e regista della Film d'Arte Italiana. Il soggetto è opera del poeta Fausto Salvatori, mentre la regia è affidata al più celebre costumista dell'epoca, Luigi Sapelli, in arte Caramba, che si occuperà ovviamente anche dei costumi e dell'allestimento delle maestose scenografie. Si tratta di un film monumentale già nelle dimensioni, oltre 4.000 metri per circa 2 ore e tre quarti di proiezione. Monumentale è anche l'apparato scenico, organizzato dal genio di Caramba. Le scenografie sono sfarzose, i costumi ricchissimi, le ricostruzioni degli ambienti medievali molto accurati. Caratteristiche di eccellenza che il recente restauro effettuato dalla Cineteca Nazionale ha finalmente evidenziato. Come sottotitolato nel film, il film è suddiviso in due parti e questo film ha nella visione l'elemento ricorrente. La prima parte è incentrata sul ruolo di Dante nelle lotte tra bianchi e neri e sulla missione del poeta presso Bonifacio VIII. Questa prima parte include la visione di Arrigo VII, sognato da Dante come il condottiero in grado di garantire l'unità delle genti italiche e un futuro imperiale all'Italia. Nella seconda parte le visioni sono addirittura tre e riguardano l'incontro con Beatrice, la vicenda del conte Ugolino e infine l'episodio di Paolo e Francesca. Con questo espediente delle visioni, Salvatori può inserire riferimenti diretti alla Divina Commedia. Nelle clip ho inserito le visioni riguardanti Ugolino e Paolo e Francesca e in quest'ultima sequenza riconoscerete un monumento della vostra città. Questo film è muto non per ragioni tecniche, ma perché la Cineteca Nazionale non ha ancora provveduto a sonorizzarlo. È un restauro recente.
Queste sono evidentemente fotografie inserite nel film. In realtà l'attività artistica del fiorentino rimane liminare rispetto al fulcro del soggetto, che riguarda invece la figura pubblica di Dante, condottiero, combattente e al contempo pacificatore, ma soprattutto primo ideologo e strenuo difensore dell'unità nazionale. Non bisogna dimenticare che siamo nel 1921, al culmine delle tensioni sociali che avevano incendiato l'Italia durante il Biennio Rosso. In questo clima, il ritratto di Dante confezionato da Salvatori è in sintonia con il sentimento di una parte consistente degli italiani, che reclama l'uomo forte, più autoritario che autorevole, in grado di ristabilire l'ordine anche con la forza in nome dell'amor di patria. Il Dante capopopolo non solo risolve i conflitti, ma preconizza una nazione unita, forte e rispettata, pronta a un destino imperiale. Un manifesto programmatico che di lì a breve sarà sbandierato dal balcone di Piazza Venezia. Vediamo un altro brano della Mirabile Visione. Queste erano tutte ricostruzioni, dunque un lavoro scenografico.
Evidentemente l'ammirabile visione non può essere identificato come una pellicola fascista, visto che la marcia su Roma ci sarà solo un anno dopo. Ma è pur vero che alcune istanze, poi sposate dal regime, già si intuiscono nel film. L'attinenza ideologica tra l'ammirabile visione e l'ideologia fascista è confermata qualche anno dopo, nel 1926, in pieno regime, quando il ministro dell'istruzione Pietro Fedeli rispolvere il film ormai del tutto dimenticato per inserirlo nei programmi didattici delle scuole del regno, in quanto, leggo testualmente, strumento di alta propaganda spirituale e nazionale. Del resto l'esaltazione della figura del sommo poeta, soprattutto nella sua accezione politica, è coerente con la strategia propagandistica del regime. Come Garibaldi e Giulio Cesare, anche Dante è aggregato tra i grandi italiani del passato, di cui il cavalier Benito Mussolini è l'emanazione al presente. Altrettanto strabordante Dante nella vita dei tempi suoi, un film prodotto, manco a farlo apposta, dalla società Visioni Italiane Storiche. In più il sottotitolo del film recita Visione Storica di Valentino Soldà. Ancora visioni, sempre visioni. I colossal danteschi del 21 sembrano non poterne fare a meno. Ma la coincidenza visionaria non è il solo punto di contatto tra Dante nella vita dei tempi suoi e il contemporaneo film di Caramba. Anche in questo caso gli autori sono personalità di primo piano. Regista è Domenico Gaido, mentre il soggetto è redatto dal già citato Valentino Soldani, acclamato dalla stampa del tempo come l'innovatore del teatro storico italiano. Il cast è allo stesso modo di eccellenza, oltre a Guido Maraffi nella parte di Dante, si segnalano due vere star come Amleto Novelli e Diana Karen. La trama è oltremodo complessa. Il soggetto si articola in tre drammi che si intrecciano. Il dramma intimo e amoroso di Coronella dei Lottarenghi e di Signa dei Galligai, il dramma civico di Corso Donati e infine il dramma politico di Dante Alighieri. Come per la pellicola di Caramba, le visioni sono utilizzate per innestare nel film episodi della Divina Commedia. In particolare, Coronella dei Lottarenghi è il tramite per proporre le vicende di tre figure femminili notevoli del poema dantesco, Piccarda Donati, Pia de Tolomei e Francesca da Rimini. Anche le vicissitudini terrene di Dante diventano pretesto per frequenti visioni che rimandano alla commedia. Vediamo una clip in cui Dante per due volte materializza nella sua mente l'inferno.
La sceneggiatura di Soldani insiste, come già riscontrato nella ammirabile visione, sulla statura del Dante politico, in grado di sedare i conflitti e ristabilire l'ordine compromesso dall'anarchia e dal caos. E come il film omologo di Caramba, Dante nella vita dei tempi suoi eccelle per gli straordinari scenari, per la ricchezza dei costumi, per le centinaia di comparse utilizzate. L'apparato scenico si deve a Carlo Bonafede e Giuseppe Castellucci, mentre le scelte iconografiche e l'attinenza alle fonti dantesche sono garantite da esimi studiosi come i dantisti Corrado Ricci e Isidoro Del Lungo, oltre allo storico Guido Biagi. I due film tanto simili ebbero sorte analoga, accolti dalla critica come capolavori e opera di alto valore morale, furono sdobbati dal pubblico delle sale, intimorito dalla complessità delle trame e dalla lunghezza esagerata dei soggetti. Il flop fu fatale alle visioni italiane storiche, che solo dopo un anno dovette chiudere i battenti. Quindi molte visioni, ma niente previsioni di costo. Nel 1922 viene presentato l'ennesimo Francesca da Rimini, prodotto dalla Floreal Film, una piccola ma ambiziosa casa cinematografica romana, che si è distinta per aver portato sugli schermi diverse opere di Matilde Serao. Il film, realizzato con pochi mezzi, è una fedele ma modesta trasposizione dell'episodio dantesco. Due anni più tardi, nel 1924, esce negli Stati Uniti Dante's Inferno di Henry Hotto, prodotto dalla Fox Corporation. In questo caso la cantica dantesca si inserisce in una trama ambientata nella società americana coeva alla realizzazione del film. Protagonista è Jude, un uomo crudele che incarna le disfunzioni aberranti del capitalismo. Jude, per ottenere la restituzione di un debito, riduce in miseria il vicino di casa, poi maltratta senza pietà gli affittuari insolventi, quindi si accanisce con il figlio accusandolo di sprecare denaro mentre questi sta accudendo la madre malata. Infine al medesimo figlio impedisce di fidanzarsi. Insomma, è un losco figuro, malvagio, avido e usuraio. Una delle sue vittime gli fa avere un'edizione della Divina Commedia allo scopo di ricordargli la terribile punizione che dovrà scontare per le infamie compiute in vita. Il malfattore, leggendo il libro, cade in una sorta di delirio allucinatorio in cui gli appare un inferno terrificante, iconograficamente ricostruito secondo la lezione di Gustave Doré. Le spaventose visioni dantesche avranno il loro effetto su Jude, che grazie al potere taumaturgico della commedia arriverà alla redenzione. Il film di Otto trattiene tutti i caratteri di quella cinematografia moralista americana che condanna non tanto il capitalismo, ma piuttosto gli insani eccessi materialistici dei singoli individui. Un'interpretazione ideologica semplicistica ma popolare che in parte sarà riproposta nel cinema di Frank Capra negli anni 30. Vediamo la clip, questa è veramente una coppia molto molto deteriorata, purtroppo.
Dalle cupe atmosfere americane di Dante's Inferno torniamo in Italia per un film di tutt'altro tenore. Siamo nel 1926, anno di produzione di Macista all'Inferno, il più surreale dei film danteschi. Il regista è Guido Brignone, che riesce a contaminare felicemente due generi che ebbero grande fortuna nel cinema muto italiano: la commedia brillante, i film comici e i cosiddetti film dei forzuti. In effetti si tratta di un film anomalo già nella sua articolazione narrativa. Il soggetto, scritto da Riccardo Artuffo alia Fantasio, è suddiviso in due parti ben distinte. Una parte terrestre, in cui Maciste è un contadino buono che si impegna a ristabilire l'ordine nella vita di Graziella, caduta vittima di un seduttore isticato dal perfido diavolo Barbariccia. E poi abbiamo una parte ultraterrena, infernale, in cui il forzuto ripristina l'ordine gerarchico negli inferi, ordine gerarchico che è stato messo a repentaglio da una rivolta organizzata dallo stesso diavolo ribelle Barbariccia. Il film è programmaticamente pensato nel tentativo di rivitalizzare la saga di Maciste, l'eroe della forza disumana. Dopo decine di film di enorme successo, il campione culturista del cinema nazionale, interpretato dal camallo genovese Bartolomeo Pagano, sembrava essere ormai sulla via del tramonto. Il soggetto di Macista all'Inferno, infatti, si distingue nettamente dai precedenti episodi della serie per la componente surreale e parodistica decisamente inusuale. Brignone ci restituisce un inferno messo a soqquadro dalla forza di Maciste. Il dinamismo caotico dell'azione fa pensare allo spirito iconoclasta dei futuristi, un rimando che è accentuato anche dai frequenti riferimenti alle diavolerie tecnologiche della modernità. Nell'inferno di Maciste è possibile vedere ciò che succede sulla Terra attraverso uno specchio magico, in tutto e per tutto simile alla televisione. Gerione è paragonato a un aereo e in effetti il volo di Maciste Proserpina sul suo dorso sembra fatto a bordo di un caccia più che a cavallo di un mostro mitologico. Di frequente Brignone inserisce inquadrature che ammiccano all'astrattismo e al surrealismo. Straordinaria l'immagine allegorica dell'enorme piovra che avvinghia la città a rappresentare il potere costrittivo del maligno. Da sottolineare come queste intrusioni iconografiche di varia natura convivano comunque con un modello figurativo prevalente, ancora una volta derivato dalle tavole ottocentesche di Gustave Doré. Allo stesso modo, la modernità è associata alle trovate comiche del film a trucchi, questa volta ereditate dal cinema delle origini e messe a punto da un maestro del settore, Segundo de Chaumont. Un'altra novità introdotta nel film e del tutto ignorata nelle precedenti pellicole di Maciste è la componente erotica. Le frequenti ed esplicite allusioni sessuali furono motivo di intervento da parte della censura, ma è anche indubbio che costituirono una componente decisiva per il successo del film. Anche in questo caso bisogna sottolineare il messaggio politico sotteso, che nonostante il taglio comico del soggetto traspare chiaramente. Il diavolo Barbariccia, deciso a spodestare il re degli inferi con l'inganno e la sobillazione, è dipinto come un rivoluzionario sovversivo pronto a scatenare il caos per abbattere il legittimo potere costituito. Maciste è chiamato a ristabilire l'ordine facendo prevalere il decisionismo e la forza sul raziocinio macchiavellico e perverso del diavolo ribelle. Siamo nel 1926 ed è evidente l'analogia tra il Maciste infernale e l'altrettanto muscolare decisionista Duce degli Italiani. In ultimo, non si può dimenticare che Maciste all'Inferno è stato il primo film visto da Federico Fellini, il quale ha più volte dichiarato che proprio da quella proiezione è nata la sua passione per il cinema, un merito non da poco di cui parleremo più diffusamente domani. Vediamo una breve clip del film. Questa è la piovra che vi dicevo.
L'ultimo film muto ispirato alla Divina Commedia viene realizzato oltreoceano da uno dei maestri della cinematografia di ogni tempo. Sto parlando di David Wark Griffith, che nel 1928 gira per l'americana United Artists Drums of Love, titolo italiano La legge dell'amore. Griffith riprende la vicenda di Paolo e Francesca per costruire una tragedia moralista sul modello del melodramma ottocentesco. Non a caso ambienta il film in Messico del XIX secolo e in parte stravolge le personalità dei personaggi. Francesca assume il nome di Emanuella ed è lei che seduce l'amante. Il deforme Don Catos de Alvia, alias Gianciotto, è uomo forte e nobile d'animo. Paolo, rinominato Leonardo, è un debole ammagliato dalla maliziosa Emanuella Francesca. La sequenza degli avvenimenti ricalca l'episodio dantesco. La vicenda produttiva del film è singolare quanto l'ambientazione sudamericana scelta da Griffith. Quando esce nelle sale, Drums of Love viene contestato dal pubblico per il finale con la tragica morte di Emanuela e Leonardo, tanto che il regista gira un secondo epilogo, questa volta a lieto fine, con il perfido giullare che uccide Catos, il quale in punto di morte perdona gli amanti e addirittura benedice la loro unione. Per un certo periodo entrambi le versioni circolarono contemporaneamente nelle sale americane. Il film non è certamente tra i migliori di Griffith e non ebbe un grande seguito né in America né in Italia, anzi nel nostro paese venne pesantemente criticato fino a definirlo un insopportabile polpettone. In realtà si tratta di giudizi esagerati, il film è più che dignitoso, anche se si avverte una certa stanchezza da parte di Griffith, ormai avviato sul viale del tramonto. Vediamo, ecco, vi faccio vedere il secondo finale, quello in cui muore Gianciotto in pratica. Solo un accenno a un film che poco ha a che fare con Dante, se non per l'ambientazione paradisiaca di alcune sequenze. Si tratta di una canzone filmata realizzata dalla napoletana Elvira Notari. Le canzoni filmate della Notari erano film a episodi e gli episodi derivavano dai testi di note canzoni napoletane che venivano suonate in sincrono con le immagini durante le proiezioni. Il film è del 1929 e si intitola Napoli, sirena delle canzoni. Il riferimento all'aldilà è situato nell'episodio tratto dalla canzone Edu e Paradise, i due paradisi.
La trama vede due posteggiatori napoletani che si recano in paradiso per presentare il loro repertorio di canzoni partenopee. L'accoglienza di San Pietro e delle anime beate è trionfale, ma quando i due, al momento di rientrare sulla terra, vengono invitati a fermarsi nella sede celeste, questi rifiutano, scegliendo Napoli anziché il paradiso. E con questa immagine un po' felliniana chiudo questo mio primo intervento, dando appuntamento a chi vorresse venire domani alle 17.30 per un incontro dedicato ai film danteschi realizzati tra il 1930 e il 1980 con incursioni in ambito televisivo. E vi ringrazio dell'attenzione. Grazie.